Il 6 aprile di 4 anni fa il terremoto distrusse la città dell'Aquila, 309 furono le vittime e dopo 4 anni il centro storico è ancora zona rossa e la ricostruzione non è mai iniziata. L'inviato Romolo Sticchi. Se oggi fai un giro nel centro storico dell'Aquila, quello che colpisce è il silenzio. Da 4 anni la zona rossa è deserta. Qui il silenzio dura da 4 anni. Se entri in qualche casa, hai la sensazione che il terremoto ci sia stato ieri. Incrociare qualcuno per queste strade è un evento, e quasi sempre sono dei tecnici. Di chi si tratta? Passaggi per capire le fondazioni dove appoggiano e di conseguenza poter fare poi un calcolo più veritiero per recuperare l'edificio. No, nessuno direbbe che sono passati già 4 anni. C'è chi dice che ci vorranno ancora 5 anni, chi 10, ma chi abitava qui vorrebbe soltanto rientrare a casa sua. Cosa state facendo adesso? Stiamo portando via tutti i mobili e gli arredi perché finalmente riusciamo ad accedere all'aggregato per poter fare i rilievi. È uno spiraglio di luce. Lo spero, perché dopo 4 anni, in effetti, ritrovarsi ancora nelle condizioni come quelle del 6 aprile è dura ed è ancora dura. Prendendo magari dei palazzi simbolo, tipo io iniziare da quelli dell'università, Palazzo Carlo e Palazzo Campoleschi. Però finiamo magari con i costruttori. Questa è la redazione di Newstown.it. È fatta da un gruppo di giovani giornalisti che hanno deciso di mettere su un sito di informazione per raccontare l'Aquila. Il vostro giornale adesso di cosa si sta occupando? Dei puntellamenti, che è una questione enorme, una sorta di segreto di Pulcinella, molti lo definiscono, nel senso che si sa che i puntellamenti subito dopo il terremoto in emergenza sono stati affidati a chiamata, quindi senza alcun bando. Stiamo cercando di capire effettivamente quanti soldi sono stati spesi per i puntellamenti, se tutti i puntellamenti del centro storico erano davvero necessari. Mattia ci accompagna in centro. Non ci sono dubbi, l'affare dei puntellamenti in termini economici è di quelli importanti. Sì, sono circa 300 milioni di euro di puntellamenti che sono stati fatti nei primi mesi dopo, insomma, dopo il terremoto in regime di legge d'emergenza, quindi comunque a chiamata diretta.